Ciao a tutti, io sono Frico e bentornati sul mio canale per questo nuovo episodio su Elden Ring. Nello scorso episodio abbiamo battuto Malakkar, il drago di magma, così si chiamava. Inventario, ci ha dato la spada, vediamo un pochino, lo leggiamo subito. Spadone curvo dei draghi di magma, ricordano la forma e le fauci di un drago ed è ricoperto di robuste scaglie. Si narra che questi draghi incapaci di volare fossero in origine eroi umani che presero parte alla comunione demoniaca, una trasgressione che li tramutò in queste creature. Lontana parvenza di ciò che era un tempo. 24 a forza e 18 a fede? Non credo di poterlo usare allora. No, vabbè, tranquillo, eh. Ci ha dato anche un altro cuore di drago, che però dobbiamo capire come usare. Quanti ne abbiamo ora? Sono oggetti chiave, no? No, non so, sì, due ne ho. Offri potere all'altare della comunione draconica, che non abbiamo trovato. Per caspiterina sono spuntato. Altopiano di Altus. Ah! È proprio dove devo trovare, dove devo andare. Va bene, figo. Sono tre, no? Il mondo mi dice di proseguire da questa parte. Tu sei uno di quei così potentissimi, vero? No. Non sei tu, ma sei forte. Senti, ho appena battuto un drago gigante. Guarda il confidence boost che mi son preso, guarda! La grande la mappa. Il luogo dove andare è questo. Che ci sia cosa nascosta qua, molto probabile. Qua? Maschera del signore, veste del signore. Inventario. No, equipaggiamento. È gigante? No. Incrementa la fede. Maschere simili illustrano le qualità ideali di un regnante. Carisma, saggezza e una certa innocua affidabilità. Qualità che chi vive al centro della società troverà assai convenienti. Mi dà uno a fede. Devi tenere questo, che mi dà anche resistenza contro attributi elementali. Lì c'è un cimitero. O quello che sembra un cimitero. Perché non visitarlo? Perché ci sono le cose del veleno. Dai, proseguiamo qua. Vediamo un pochino. Sì. Okay, no, non proseguiamo qua, credo. Lancex, drago antico. Bene. Vediamo quanto li togliamo per... per ridere. Non vedo. Sì. Buona giornata, Lancex Drago Antico. Vorrei dire che è stato un piacere conoscerti, ma non è così.
Beh, lo posso sorpassare, per carità. E si attacca proprio pesantemente. Oh. Fiore di Altus. Ciao, eh. Dopo ci vediamo alla prossima. Opla. Ok, posso potenziarmi le cure. Cioè posso attivare un'altra fiaschetta. Giusto? Same d'oro, sì. E ne abbiamo di nuovo due. Saliamo qua sopra a vedere cosa c'è. Sto correndo un po' troppo verso l'obiettivo. Ampolle. Incrementa. Uff, scusate. Aggiungi carica. Due semi d'oro. Cinque, tre. Sembra corretto. Rovine di Lux. Ciglio di Michela. Che paura, i draghi comunque sono ovunque e sono pericolosissimi. Ok. Dove stai puntando? Chi è che mi ha lanciato una cosa di fulmine? Cattiveria. Le trappole. Metto bastardo. Un po' tonti, eh. Buon per me. Pietra riscaldante. Non posso parriarti. È vero! Grazie per avermelo ricordato. Per favore.
era fortissima questa abilità. Mi sarebbe servita contro quegli uccellacci pipistrellosi. Qui c'è roba. Sembra di sì. Spada aurea del troll. Forza 29. Forza 40. Mi serve intelligenza a schiaffi nei denti proprio. E vabbè, proseguiamo, no? Cosa era quel rumore brutto? Ah, capisco. It's you. Bastardo. Pietra del santuario. Pugnale ventaglio. La fanno, si aprono. Ok, forse qua c'è la mappa. Zikazak. Oh, criminali bastardi. Volete giocarvela così, eh? Detto. Guardatemi vita. E anche le ampolle, grazie. Ok, lì c'è un cavaliere. Lì c'è la mappa. Sulla sinistra. Ho paura. Basta. Stiamo farmando. Pizzica, eh?
Io andrei sulla sinistra a prendermi la mappa per prima cosa. Cosa sono queste strutture? Qui c'è un archer, maledetto. Lo eliminerei subito. Questo mi sa di molto cattivo. Ma non ci arrivo. Qua c'è un'altra seme d'oro. Sì, non male. E siamo quasi alla mappa. Siete i soliti. Anche uno spreco utilizzare la magia per voi, vabbè. Fascia d'aristocratico. Qua c'è una roba luminosa. Cos'è quella roba? Ah, è un lupo. Ok, mi sembrava uno schifo. Ok. Qua c'è la mappa. Eccola qua. Altopiano di Altus. C'è un casino di roba da vedere. Allora, andiamo prima di tutto a quel... ho sbagliato. A quel, come si chiama? A quella specie di roba qua. Sembra un santuario. Così ce lo togliamo da mezzo alle balle. Ma sono questi standardi. E ancora di strada da fare. Not. Not again. Tranquillo. Va bene. Capisco. Ok. Non sarei dovuto tornare indietro. Ha reso abbastanza chiaro. Per favore. Grazie. Perché c'è tanta roba lì. Ma eravamo di notte? Cavaliere notturno, ci sono bosche. Compaiono solo la notte in determinate ore? Mi hanno già visto. La domanda è, quanto siete mirati? Credo parecchio. Parecchio, la risposta. Quanto tracking avete? Questa è l'altra domanda. Non tantissimo. Questi sono quelli dello screenshot. Guarda dove sto buttando 22.000. Rune. Non è stata una buona idea. Per niente. Andiamo lì, dai, sì, perché no? Andiamo a morire. Colpa tua, pecora.
E adesso? Come faccio a recuperarmi i miei schifi? Grazie, grazie mondo. TVB. Saliamo su a questo punto. Facciamo così. Cattiveria proprio, no? Cavaliere notturno. Ci mancava solo quello. Devo fare livelli per forza. È must. 13.000. Scusami. Basta, no? No. Ok. Per ora teniamo quest'arma. Non sarà la mia arma definitiva, ma mi piace parecchio. Ci stiamo trovando abbastanza bene. Poi l'ho potenziata, quindi... finché non troviamo qualcosa di meglio, io direi che è la nostra... come si dice? La nostra fonte di salvezza. La nostra casa. Oh, albero madre, sì, oh, mo, albero madre. L'ordine Euro stesso, indomito, punta al cielo. Conferisci la tua guida al nostro Lord Ancestrale per rimettere ordine in questo mondo esausto. Vediamo. Mulini. Però. Legittima anziana. Ok, qua ci sono dei cavalieri. Ah, sì. Vediamo cosa ci dice. Mi sembra che fosse una leggidita anche quella che stavo dicendo prima dell'Araldo. Si chiama proprio leggidita. Eh sì, è proprio lei. C'è poco da fare. Cos'è da dirmi? Cosa puoi leggere? Le tue dita? Mostragliele. Che paura. Sì. Sacrilegio del serpente. Wherever the path leads,
Quindi ci danno una guida a queste? Capisco. Ciao, signor mercante, sapete anche suonare? Oh, no, tranquillo, anzi. Potrei. Non sono male. Ah, i belli oggetti. E qua? Dove ci porta? Dall'altra parte del... Capisco. Non me lo fa loccare? È un NPC? Pregando l'albero. Va bene, credo. Io pensavo che fosse un boss, eh. C'è molto da vedere, sicuramente mi perderò sicuramente qualcosa. Per forza. Sto ballando? Ah, non ho visto male allora. Sì sì, queste mi fanno il culo. Ciao. Vi disturba se prendo questi oggetti? Vedo gemelle da cavaliere. Che figata! Che belle! Mi serve destrezza 18. 122, fanno anche malino. Finché non mi fanno del male, non vedo perché ucciderle. Ok. Vabbè, proseguiamo di qua.
Non vorrei correre troppo però col cavallo. Qua c'è un altro mulino. Ci sono sempre quelle che ballano. Direi che qua sono un po' più aggressivi, eh. State tenendo. Posso liberarli? Vieni, vieni. Maledetti. Ravioli di carne cruda. Ne ho troppi e me li ho messi nell'inventario. Va bene? Non sembrano contenti di essere stati liberati. Vabbè, ragazzi. Fate quello che volete. Quindi ogni mulino ha qualcosa? Sembra troppo. Ci sono cavalieri. Tu chi sei? Non vedo. Cosa cavolo sei? Un sacerdote? Stava masticando il braccio? Meglio non sottovalutarle. Chiunque esse siano. Quella è una specie di blocco. No, forse è una no, è nella porta. Scheggiato somane. Grasso velenoso. Mi sa molto di trappola. E tu? Io-i! Scusami, mi serviva a uccidere un gruppo. No hard feelings. Assolutamente aumentare la mia forza e la vitalità. Forza e vitalità. Poi passiamo alla magia. Non sarebbe male scagliare, poter scagliare magie più forti. Non che non facciano male adesso, però. Boh, andiamo di qua. Credo. Qua.
Che ballano. Vanno bene. Solo che. Se bastarde ballano. Anche quella. Guarda come mi fottono. Guarda come mi fottono. Mi turbo fottono. Villaggio dei mulini. Quindi il problema sarà riconoscere quelli aggressivi da quelli no, eh? Capisco. Questo è molto simile al simbolo di Marika. Dove mi sto cacciando? Fegato essiccato sconsacrato. Va bene. Guarda come sono contente. Cioè, secondo me. Io ve lo dico, secondo me c'è qualcuno che le attiva e mi pentirò di non averle uccise. Se la arredano felici felici. Adesso mi prendo il tuo sangue però. Andiamoci a cacciare in cose strane. C'è una statuetta di Marika. Apostolo Sacriderma. Pizzichina. Vabbè. L'ho tolto parecchio anch'io. Signor Apostolo, lei sarà il mio boss dell'episodio. Ah, la la la. Cazzo, mi ha lanciato l'amaterasu. Aia. Sei di quelli, sei.
Non si triggera con lui? Sono tornato con i miei amici. Niente, non mi frega. Fermo! Vai freddo! Mi droppare la sua arma sicuramente, non vedo niente là. Mi serve vita. Mi serve più danno, mi serve tutto. Ma ce la possiamo fare secondo me. Anche il drago mi stava facendo malissimo. E poi guardate com'è finita. Che l'abbiamo stompato. Anculo, mi sono distratto. Chiamalo sciamo. Che sta attaccando quelli. Ah, ma le avevo recuperate. Casino di vita. Sai che è ancora troppo forte per me. Non ho tolgo assolutamente nulla. Mettiamo il segnalino. E ci torniamo. Qua c'è un boss. Tanto non me lo fa vedere così, no? Bene, questo villaggio è stato un problema. Però possiamo andare di qua. Non so in realtà se sia la strada giusta, eh. Quante anime ho buttato? Ho buttato 9000 rune, se non sbaglio. Ah già. Che succe? Ah. Scusatemi. Decisamente quella roba. Ah, ma va solamente dritta. Bastardi. Usare armi d'assedio per una persona, però è un po' da criminali, eh. Ciao. Ti è piaciuto? Mi pagano, eh?
Non so se sto andando nella parte giusta. Da qui che tiri fuori l'arma. Martello d'arme. Figo. Mi sto abituando molto a quest'arma, però è molto forte. Soprattutto perché fa questo colpo di ghiaccio. Un'aurea. Ma ha senso andare qua? Non volevo proseguire troppo. C'è un boss, vero? Ma che due palle, oh. È un boss quello. No. Che cazzo è? Facciamo che andiamo a prenderci la mappa, eh? Che dite? Cosa ci fai tu? Cosa ci fai, Margit? Sei il nuovo persecutore, sei? Bastardo. Pensate quanto non era equilibrato il combattimento prima, eh? Bravo. Era una trappola! È un aggro. Interessante. Signor Margit, interessante.
Non sapevo neanche di avere un altro spazio. Ok. Qua c'è qualcosa? Seme d'oro. Qua c'è la leggidita di nuovo. Sì, la puoi leggere. Su di me? Si spera. Non lo so, sono un po' titubante ancora. Va bene, siamo praticamente arrivati. Ma non lo so, qualcuno mi ha detto di non fidarmi di voi. Non so se non fidarmi di chi mi ha detto di non fidarmi o seguire il suo consiglio. Sì. Caputtana. Un secondo. Arrivo subito. Seme e seme. Stai scherzando. Ah, perché adesso ce ne servono tre. Adesso 4 in realtà, 7 e 3 abbiamo. Abbiamo 10 ampolle. La mappa. Questo è l'albero, presumo? Eh beh, sì. Qua si potrà andare. Chissà. Beh, vediamo quanto è forte questo nemico. Come at me, bro. Bella tosta. Quando lo colpisco. È come vuoi, eh. Capisco un cazzo.
Vabbè. Sei un pezzo di merda. Non credo di dover essere qua, Ma va bene. Capisco. Andiamo a recuperarci le rune e spendiamole prima di perderle per sempre, va? Possiamo fare un solo livello. Preferivo Margit a questo punto, come avete visto è stato più facile da eliminare. 10.000 mi serve. Ok, qua ci deve essere una grotta. Proviamo a vedere, prima di chiudere l'episodio abbiamo ancora un pochino di tempo. C'è un accampamento, pezzi di carne. Forse non devo scendere da qua. Non credo che Torrente ce la faccia, eh? Proviamo. Forse sì. No. Peccato. No, non posso pagare. Comunque sì, c'è una caverna. Ok. La guarderemo nel prossimo episodio. Noi ci salutiamo e ci vediamo alla prossima, sempre qua, sul mio canale. Ciao a tutti. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi e lasciate un mi piace. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video, sempre qui, sul mio canale. Ciao a tutti.